Sandro Teti, editore, fondatore della omonima casa editrice che è stata fondata a Roma nell'anno 2000. Io sono di origine milanese, ho fatto degli studi nel campo delle scienze politiche, ho risieduto a lungo a Mosca, dove ho lavorato presso l'agenzia di stampa Novosti, sono giornalista professionista e mi occupo di anche con la casa editrice, questo si riverbera nelle nostre pubblicazioni, di relazioni internazionali, di spazio post-sovietico. E in particolare abbiamo come nostra principale collana la collana Istoros, dedicata appunto alla storia e diretta, e questo ci fa molto onore, dal grande storico e intellettuale Luciano Canfora. Abbiamo in questa collana diversi titoli parecchio interessanti, tra i quali citerei Russofobia, che è l'unico testo che sia presente non solo sul mercato italiano ma anche su quello internazionale dedicato a questo fenomeno molto importante. Russofobia è stato scritto da Guy Mettin, uno storico svizzero, ed è prefato dal professor Luciano Canfora. Abbiamo poi tra i testi più interessanti di questo momento i libri Transiberiana, si tratta di un testo di viaggio scritto dall'autore Vittorio Russo e prefato da un russista che è anche giornalista, che è anche corrispondente da Mosca della RAI, che è Mark Innaro. Abbiamo un romanzo scritto da un grande esperto di sicurezza informatica e di cyber crime che è Forneris ed è prefato dal grandissimo esperto di virologia informatica che è Kaspersky, che ha dato vita all'omonimo grandissima impresa internazionale di antivirus. Sono in preparazione dei testi importanti, dei testi dedicati ancora una volta alla storia, ma in questo caso nella prima metà dell'anno si tratta di un saggio scritto da uno storico israeliano, Goncharok, insieme a Moni Ovadia, ed è un testo dedicato all'anarchismo yiddish. Si chiama Yiddish Anarchismo, 110 anni di resistenza, e tratta di questo fenomeno storico, che ha avuto grande rilevanza quanto poco è stato indagato, e parla appunto di come si sia diffuso in tutti i continenti e sia rimasto attivo fino ai tardi anni 80 dello secolo scorso. Abbiamo pubblicato da pochissimo anche un testo, non dico controcorrente, ma sicuramente innovativo, perché mette in risalto le origini del integralismo islamico, che vengono fatte risalire non come la Vulgata, che è conosciuta ai più, al Medio Oriente, ma in un'area, nell'area indo-pakistana. Area indo-pakistana, il titolo del libro è Il mito del califfato,
Le radici indiane dell'Isis, ed è stato scritto da Giovanni Bensi. Questo peraltro è un testo che ha avuto le lodi di un grande giornalista esperto di Medio Oriente come Negri, e accanto a questo poi abbiamo una serie di altre pubblicazioni legate allo spazio post-sovietico, come per esempio quelle dedicate al Kazakhstan, quelle che dedicate all'Azerbaigian, oppure quella che stanno per uscire dedicata al più grande poeta turco di tutti i tempi, Yunus Emre, poeta medievale. Abbiamo dei testi dedicati alla poesia, come il testo del poeta Antonio De Luca, Navigare la rotta, le cui liriche sono state tradotte in ben 14 lingue da altrettanti poeti. Quindi ecco, questo è quanto, e ringrazio la televisione Aracne per dare spazio alla editoria, per dare spazio alla cultura.